Salve Daniele Simona, grazie per averci ricevuto. Prima di iniziare volevo chiederti se possiamo darci del tu. Certo, certo, sì, grazie. Perfetto. Allora, Ilaria, noi ti conosciamo per il marchio Fendi. E solo qualche domenica fa, venendo ai Casali del vino, abbiamo scoperto che ti occupi anche di agricoltura. Ma c'è fuori, Ilaria. Come ti sei avvicinata a questo mondo e da quanto tempo? Allora, il cognome che porto è un cognome che sicuramente è un... Ringrazio la mia famiglia perché è riuscita a nobilitare questo nome e farlo diventare conosciuto in tutto il mondo. Anche se ho lavorato, era spontaneo dopo la scuola, ho iniziato a lavorare nel mondo della moda. E quindi ho lavorato per tanti anni in Fendi, però ho sempre pensato che forse appunto avevo preso questo lavoro perché ero nata in questa famiglia e non perché era la mia aspirazione, perché da sempre, da piccola, io sono sempre stata un amante della natura, della campagna. Mio padre, che purtroppo è morto quando io avevo 10 anni, io sono la terza figlia femmina. Lui, dopo la seconda, insomma, ha fatto una terza perché sperava di avere un maschio. Era un grande amante della natura e avevamo un'azienda agricola. Quindi i primi 10 anni della mia vita ho vissuto in campagna ed era una cosa che mi era rimasta dentro. Io pensavo di fare veterinaria, pensavo di lavorare con i cavalli perché ho sempre questa passione. Allora, per tanti anni ho fatto moda, poi a un certo punto, siccome sono sempre stata nello stesso tempo, ho continuato ad andare a cavallo, a stare a contatto con la natura, cercavo un piccolo posto dove tenere il mio cavallo. E sono arrivata qui ai Casali del Pino e come vedete non è così piccolo, quindi ho detto non è che posso pensare di avere un posto del genere per andarci la domenica. E allora ho deciso di licenziarmi e di diventare, di fare una scuola per imprenditrice agricola. E ho iniziato a fare una scuola, mi sono licenziata e ho iniziato a lavorare ai Casali del Pino. Poi però, senza rendermene conto, ho anche iniziato a fare moda e questo mi fa capire che sono forse una via di mezzo dei miei genitori, un po' dalla parte di mia madre e un po' dalla parte di mio padre, perché qui ho un piccolo ufficio e poi magari dopo vi ci porto, però faccio la mia linea ormai dal 2006 perché io lavoro soltanto con il riciclo di materiali e faccio progetti sociali. Abbinato a progetti sociali. Ho lavorato dal 2009, ho lavorato con le Nazioni Unite in Africa, abbiamo fatto un progetto bellissimo dove adesso ci stanno tutti i nomi della moda e adesso da un anno sto lavorando col Ministero della Giustizia dentro tutti i carceri italiani. Quindi quando sono arrivata qua, logicamente non è che uno dice prima facevo moda e adesso faccio l'agricoltrice oppure faccio la fiera dei fiori perché sono un'esperta. No, mi sono avvicinato delle persone che adesso vi presento bene per far sì che questo posto funzioni, perché è un posto talmente grande che deve diventare una macchina da guerra, perché io faccio molta poesia. Mi piace tanto essere sognatrice, io penso che in questo momento è importantissimo ritrovare un contatto con la natura perché si è proprio perso, poi il mondo gira in tondo e quindi adesso è arrivato il momento che bisogna recuperarlo, se no sta per sparire. E mi sono, l'aiuto di Roberto, che è l'agronomo aziendale, il tecnico, che mi dice realmente se un perché seminare una cosa in un posto più che in un altro. Un'azienda agricola, specialmente dentro Roma come la nostra, vive anche di attività connesse all'agricoltura, che sono forse anzi quelle che possono mantenerla proprio in vita.
E qui c'è Simona che è la nostra manager per tutto quello che è appunto tutto ciò che è connesso. Tutto ciò che è connesso. Che non è campagna, che poi in realtà mi interfaccio assolutamente con la campagna, lavoriamo tutti quanti insieme, però ognuno di noi ha assolutamente delle professionalità molto differenti, ma la campagna deve lavorare con il nostro ufficio perché la campagna che poi fa i prodotti che poi vanno al ristorante biologico e poi c'è lo spaccio aziendale, insomma logicamente è tutto collegato. Siamo tutti assolutamente collegati però. E non per ultimo c'è quella grande sala polivalente che poi se volete vi facciamo fare un giro se non l'avete, non l'avete visto bene. Questo per dire che partendo da il grande lavoro che lei ha fatto con la campagna di cui si è innamorata, e noi scherzando però anche seriamente diciamo che Ilaria è la custode e la protettrice di tutto questo posto, no? So che lei vi ha accompagnato, fatto vedere la strada per andare all'arco, avete visto anche l'altra realtà, no? Molto bello. Che lei custodisce, fa ripulire, tiene, per non parlare del resto dell'azienda. Poi è stato fatto un grande lavoro di ristrutturazione per riportare alla vita quelli che erano gli edifici una volta dove vivevano i braccianti di questa terra, perché è un'azienda agricola che esiste dai primi del secolo, no? Possiamo farti delle domande più specifiche sul prodotto bio? Sì. Ci potresti spiegare che vuol dire prodotto bio? Allora, il prodotto biologico è quel prodotto che appunto viene fatto senza uso di pesticidi. E poi ci sono delle regole da seguire, ecco. Quindi se sei biologico devi rispettare le rotazioni. Sì. No? Perché per ricaricare di sostanze chimiche organiche per la coltura seguente senza mettere dei concimi sintetici si usa fare la rotazione, cioè dove quest'anno qui c'era un erbaio l'anno scorso, coltura da rinnovo. Che cos'è un erbaio? Dove vai, porti le pecore a pascolare. Nel senso che ci sono dei campi che utilizzi per fare i grani, eccetera, e dei campi che usi per erbaio, dove poi porti tutto l'anno le pecore a pascolare. Sì, questa ancora è un'aggiunta, perché la nostra è una. Cioè, il nostro indirizzo aziendale è il classico indirizzo aziendale della Campania Romana, cioè l'azienda che ha gli ovini e che produce i formaggi per la propria alimentazione, quindi c'è un ciclo chiuso, quindi fai biologico il foraggio, biologici sono gli ovini e il ciclo ritorna. Però siccome vogliamo diversificare, cioè fare anche cose carine come questo, per esempio farina di cereali per fare biscotti, e quest'anno anche pane, non lo vogliamo fare, pane, pasta. Ma soprattutto la pasta, che la pasta è una prova che facciamo quest'anno per la prima volta e dovrebbe dare buonissimi risultati, perché questi terreni si prestano molto alla coltivazione del farro. Aggiungo che noi siamo produttori già di alcuni anni di Natura Sì con le nostre materie prime, nel senso che noi li vendiamo il farro, l'orzo, l'avena, eccetera, la segale, che loro poi fanno lavorare ad altri. Mentre noi qua, perché abbiamo capito che insomma è la cosa che poi rende anche di più, e cercare di fare tutta la filiera dentro l'azienda, quindi dal campo, la trasformazione, infatti per questo abbiamo il lavoro, la trasformazione dal campo al negozio. E la cosa che ci piace è fare il chilometro zero, quindi prima di andare a vendere in giro vogliamo vendere a quelli che vivono da queste parti. Quindi noi coltiviamo, raccogliamo una parte del raccolto, la trasformiamo e tu mangi un biscotto. Quando non la trasformiamo noi, tu vai nel negozio di Natura Sì
ti compri un pacco di biscotti e tra le tante farine, no? E anche quella dei casali del pino. Per cui, e quando non coltiviamo, noi coltiviamo una parte, poi l'altra Ilaria fa preparare questi erbai dove le pecore di Ilaria vanno a mangiare. Per cui c'è da mangiare per le pecore e da mangiare per le persone. Chi certifica che una produzione è biologica? Un organismo di controllo. Un organismo deputato dal Ministero dell'Agricoltura a fare le ispezioni, a vedere se veramente tu hai usato delle sementi biologiche. Importante, basta che va seguito alla lettera, perché se no ti tolgono dal circuito del biologico. Cioè? Il prodotto che viene ottenuto io lo devo registrare e indicare sul registro di lavorazioni, perché se viene l'ispettore e dice dove hai fatto questo grano, allora io vi faccio vedere lotto G, ok? Poi se faccio due parti, G1 e G2, questi schemi vengono inviati all'organismo di controllo, okay, che alla fine dice sì, ti do il nulla. I prodotti bio crescono tanto quanto quelli non biologici? No, crescono di meno. I prodotti biologici crescono di meno, infatti c'è un riconoscimento da parte dello Stato, anzi della comunità europea, per i produttori virtuosi come noi, cioè come l'Italia, che decidono di fare il biologico. Loro ti danno un premio perché soffri, facendo il biologico hai meno introiti. Comunque c'è un altro aspetto che bisogna prendere in considerazione in questa azienda, quello dell'allevamento. Anche l'allevamento deve essere biologico, cioè gli animali devono pascolare su terreni coltivati col metodo biologico. Gli antibiotici proprio raramente ci deve stare, proprio un motivo, ma comunque anche in altri allevamenti, le ASL, si fanno dei prelievi, anche nell'allevamento convenzionale bisogna dire, che fanno dei prelievi e dei controlli, ancora di più sull'allevamento biologico. Noi non possiamo usare per più di due volte l'anno i medicinali allopatici, quindi bisogna stare molto attenti. Quali prodotti bio crescono meglio? A noi ci cresce anche del terreno. Sì, la vocazione nostra qui aziendale per il cereale è quella del farro, oppure di grani duri molto soffocanti. Perché questo? Perché siccome non si possono usare degli erbicidi, se la pianta cresce vigorosa in alto, fa ombra sulle piantine che stanno sulla superficie, no? Quindi fra stelo e stelo ci sono delle piantine che vorrebbero crescere, ma sono inibite dall'ombra proprio, quindi è una difesa del tutto naturale, e quindi si utilizzano queste colture che poi utilizzavano anche gli antichi romani, per ottenere delle produzioni buone, perché noi non possiamo assolutamente irrorare con nessun prodotto la coltivazione. Qui non si può neanche usare il DDT per le formiche. Perché? Perché non è biologico, è un veleno che danneggerebbe l'aria e l'ambiente e quindi anche i campi dove vai a seminare. I prodotti bio hanno proprietà nutrizionali diverse dai prodotti non bio? Sì, hanno delle caratteristiche. Innanzitutto non fanno male, quindi non c'hanno interferenza farmacologica con l'organismo, perché se tu usi dei prodotti di sintesi, cioè fatti dall'industria, questi potendo essere assorbiti dalle radici e andando in circolo, poi tu te li puoi mangiare, in poche parole, quindi c'ha interferenza farmacologica sul tuo corpo, ok? Poi i sapori, siccome lo sviluppo è inferiore, cioè è limitato rispetto a una cultura spinta,
da un fertilizzante chimico, è diluito in poche parole, perché la piantina del bio è più piccola, la pianta spinta all'eccesso è più grande, quindi la soluzione circolante è maggiore, è più diluita e quindi ha un sapore non buono quanto quella biologica. Quanto costano questi prodotti? Entriamo nel fatto più, ci è sembrato che costassero un po' di più, è vero? Sì, è vero, costano quasi il 20% in più. Noi non possiamo ottenere 150 quintali di grano su 3 ettari come si fa in agricoltura convenzionale, ma ne possiamo ottenere solo 60 e quindi siamo penalizzati per quei 90 quintali di differenza, anche se abbiamo le sovvenzioni. Noi non possiamo usare, non lo so, le esche per topi sintetiche, dobbiamo usare dei prodotti che, questo è un esempio per le granaglie, che costano molto di più, perché se tu fai un prodotto di sintesi in industria, c'è una catena di montaggio di, dove si fanno le sintesi industriali, tu avrai un insetticida alla fine che ti costa molto di meno di un prodotto invece fatto dalle erbe che noi utilizziamo. Ad un venditore conviene a livello economico vendere prodotti bio? E ad un agricoltore? Adesso sì, perché la popolazione europea ed italiana si sta sensibilizzando. È più garantita a comprare prodotti biologici per la propria salute e benessere. E quindi abbiamo convenienza anche economica e commerciale ad offrire prodotti biologici. Quali sono secondo te i vantaggi e gli svantaggi della cultura bio? Tu avrai un prodotto di quantità inferiore, però più buono, e quindi un po' ci si compensa con i contributi europei, un po' ci si compensa con l'aumento di produzione, però se c'è sei bravo sempre poi fai la trasformazione, magari migliori il tutto. Come per esempio stiamo facendo adesso, dopo un po' di anni, la trasformazione del nostro farro nella pasta di farro, oppure della sega nella oppure pasta del di nostro sega. Latte, delle nostre pecore, perché è un allevamento di pecore da latte in formaggio, un prodotto finito. E ci stiamo specializzando in un sacco di prodotti dove potremmo essere anche dei leader, nel senso che uno deve trovare quel prodotto dove poi hai possibilità di crescita. E quindi stiamo facendo delle cose che in pochissimi fanno, come la mozzarella di pecora, cosa che sono convinta che nessuno di voi ha ancora assaggiato. No. Perché io per la prima volta l'ho assaggiata qua in casa di Delpino. Poi stiamo facendo lo stracchino di pecora e poi stiamo facendo un buonissimo formaggio che poi non è nient'altro che il vecchio formaggio che facevano gli antichi romani, che si chiama il columella, che è fatto con il caglio vegetale. Il caglio viene fatto con l'estrazione dalla bomba sorella del budellini dell'agnello. Quindi noi invece di usare quello usiamo il latte del fiore del cardo, che è un infestante dei nostri campi. E che viene un formaggio buonissimo, sembra quasi un formaggio francese, stracchinato, un pomarognolo, ed è completamente vegetale così. Ci vuole molta creatività, quindi. Quindi il mio vecchio lavoro mi serve come. E poi devo dire che io trovo tantissime attinenze adesso in quello che faccio, e sia dalla parte appunto della moda che dell'azienda agricola, perché poi il comune denominatore è lo stesso. In fondo siamo in un momento così di profonda crisi dove tutto quello che abbiamo messo su è sbagliato, perché tutta l'economia è da rimettere a posto, no? Che portare avanti questi due lavori con gli stessi valori vuol dire che insomma questi valori, l'etica, il biologico, è soltanto un po' di buonsenso poi alla fine, no?
e quindi uno li porta avanti con la stessa identica valori e tipologie, come il rispetto per la natura, quello per le persone. E non sciupare i rifiuti, non sprecare le lavorazioni. A nome di tutti i blog, vi ringraziamo per averci ospitato e per essere rese disponibili per questa interessante intervista che a breve potrete trovare sul nostro magazine Cora. Wow!